Una parentesi da dimenticare, quella di sabato sera quando nel pieno della movida di Marina di Carrara si è innestata. Sono finite addirittura in un video musicale le immagini dell'aggressione di decine di giovani e poliziotti intervenuti per assedare una rissa a Marina di Carrara. Il rapper carrarese Geno, nome d'arte di Omar Benjihila, le ha usate all'inizio della clip della sua nuova canzone Euro. Una scelta che ha finito per scatenare fuori e dentro i social una serie di condanne da parte di chi ha interpretato quelle immagini come un modo per farsi beffa delle forze dell'ordine. Nelle mie canzoni io parlo dei ragazzi di Carrara, dei loro problemi e quindi mi sembrava giusto partire da quelle immagini, replica l'artista. Il mio video vuole essere un modo per far discutere e credo che mostrare certe scene possa aiutare a raggiungere lo scopo. Su quanto accaduto poi sabato sera sono convinto che i poliziotti e i carabinieri siano stati davvero bravissimi a non perdere la calma, dice Geno. Sull'accaduto intanto si stanno ultimando le indagini e non è escluso che nelle prossime ore il pubblico ministero possa far partire le richieste di provvedimenti cautelari nei confronti di giovani protagonisti della rissa. Si tratterà di custodie cautelari al domicilio o di obblighi di firma che dovranno essere autorizzati dalla GIP nei confronti di quei maggiorenni che si sono macchiati delle colpe più gravi come la resistenza pubblico ufficiale. In tutto sono più di una ventina ragazzi indagati che hanno avuto un ruolo nella rissa, un tafferuglio che ha visto 9 agenti feriti. Intanto sono partite le sanzioni amministrative per i ragazzi che hanno violato i provvedimenti anti-Covid. Nessuno dei giovani indossava la mascherina né aveva rispettato le misure di sicurezza anticontagio.